Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Oggi si riprende, ritorno appunto a lavorare dopo due giorni di riposo. Intanto chi volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 in via Reierone II numero 12, un negozio di informatica, il sabato solo mattina. Oggi dicevo è una bella giornata, ci sono intorno ai 22 gradi, non c'è neanche una nuvola, quindi dovrebbe essere appunto una gran bella giornata, speriamo bene. Allora, intanto partiamo con l'informazione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Sapete tutti, oggi martedì, quindi giornata in cui viene raccolta la frazione della plastica. Da diverse zone della città mi segnalano che ancora non è stata raccolta, per cui il suggerimento è sempre lo stesso. Dato che per oggi non ci dovrebbe essere motivazioni particolari per cui non debba essere raccolta, tenetela fuori. Se vi rendete conto che per le 13, 14 al massimo non l'hanno raccolta, rimettetela dentro. Purtroppo sappiamo che, diciamo, ci possono essere dei problemi, diciamo così. Andiamo avanti. Allora, secondo argomento del giorno è sicuramente il post maltempo che c'è stato nei giorni scorsi, maltempo che è iniziato secondo me venerdì di due settimane fa, quando si allagò diverse aree, quando venne giù il muro in via Calabria, quando si allagò via la piazza Gilippo, per poi proseguire con l'uragano che c'è stato la scorsa settimana, che ha lambito le nostre coste, che però ha fatto sì che diverse aree, specialmente fuori città, si sono totalmente allagate. Moltissime le polemiche. Io sono anche stato additato col termine di sciagallo mediatico, qualcosa del genere, da parte di sedicenti politici, i quali cercano di portare me al loro livello, nel senso, io quello che faccio lo faccio per spirito di puro volontariato civico, senza nessun tipo di tornaconto personale, tantomeno elettorale, perché non mi devo candidare a nulla, gratuitamente. Per cui quando queste persone cercano appunto di portare me al loro livello, io mi arrabbio. Perché mi arrabbio? Perché poi sono talmente scarsi in comunicazione, io dico sempre che sono una persona scarsa in comunicazione, ma mi rendo conto che dall'altro lato non è che ci siano tutti questi prodigi della comunicazione. Perché vedi, caro amico, cara amica, che nel momento in cui vai a fare un post su Facebook, no? E in questo post vai a scrivere che ci sono persone che cercano di portare i casi di necessità con i casi di secondo piano, capisci bene che per tutte quelle persone che si trovano da diversi giorni isolate in casa propria, con bambini piccoli, che non possono andare al lavoro e tutta una serie di altre limitazioni che leggono casi di secondo piano, quelle persone si immedesimano nel tuo caso di secondo piano. Ma cos'è il caso di secondo piano? Allora, facciamo un attimino il punto della situazione. Noi abbiamo avuto un maltempo che grosso modo è durato tutto il fine settimana. Qualcuno poi a un certo punto ha fatto annunci del tipo siamo belli, siamo bravi, siamo eccezionali, però dimenticando che gran parte delle persone che abitano nelle zone, chiamiamole case sparse, case non principali, zone balneari, erano sott'acqua. A ieri, forse addirittura stamattina, ci sono persone ancora che in città, fuori città, nelle zone periferiche, stanno con 20, 30, 40 centimetri d'acqua. Quando tu, che sei un sedicente politico pagato con fior fior di migliaia di euro, vai a fare comunicati dicendo siamo belli e bravi, siamo dei grandi, va da sé che quella persona, ripeto, che è rimasta interdetta a casa sua, si arrabbia. Apro e chiudo una parentesi, io ho letto da qualche parte ci sono state anche delle violenze rivolte a dei volontari della protezione civile. Allora, le violenze vanno sempre e comunque condannate, senza se e senza ma. Io non so i termini perché non ho approfondito, non ho che ben chiaro neanche dove è successo e tutto, ripeto,
quei volontari che fanno il loro lavoro, che spesso vengono da fuori provincia, spesso vengono retribuiti davvero poco, perché non è che prendono migliaia di euro come i dirigenti della protezione civile, come gli assessori, prendono quei compensi che gli permettono di guadagnare non so quanto, dei rimborsi mi pare che li chiamino. Perché poi qua un giorno faremo una grande differenza tra il volontariato e la beneficenza. Io col mio gruppo probabilmente facciamo beneficenza, perché se per volontariato si intende fare, prestare delle proprie, del proprio tempo libero, delle proprie attività, in cambio di anche piccoli contributi, rimborsi o chiamatele come volete voi, io non faccio volontariato, io a questo punto faccio beneficenza da anni, perché non ho mai preso un centesimo di rimborsi, di contributi. Per questa è un'altra parentesi, un giorno approfondirò tutta la tematica, però queste persone, anche se prendono dei rimborsi, vanno ringraziate, perché da quando esiste la protezione civile è un organo che ha aiutato sempre l'Italia, si è sempre sostituita, ha aiutato sempre tutte quelle forze dell'ordine che non riuscivano da solo. L'elenco delle catastrofi di cui la nostra nazione deve essere grata alla protezione civile, deve essere soccorso, sono innumerevoli, quindi tanto di cappello. Ripeto, solidarietà alla persona che è stata maltrattata dal residente, ripeto, non so dove, non so come, non so quando, probabilmente è stata una persona che magari, non lo so, però capite, chi magari con bambini piccoli si è dovuto rimanere costretto, isolato a casa per 2, 3, 4 giorni, non è bello, anche perché poi guardi un quotidiano e quel quotidiano ti dice che siamo bravi, che siamo belli, siamo riusciti a fare tutto, quando purtroppo non è così. Quindi, come dire, ad oggi probabilmente ci sono ancora persone isolate in casa, persone che comunque hanno grandi problematiche, devono cominciare a leccarsi le ferite, devono cominciare a fare i conti, perché se non ricordo male, mi pare di aver letto che la regione siciliana ha chiesto lo stato di calamità, per cui bisognerà fare i conti per capire poi quanto chiedere e a chi chiedere. Delle persone mi hanno mandato un messaggio dicendomi qual è la situazione delle scuole. Io suppongo che in questa settimana di chiusura delle scuole ci sia stato qualcuno, qualche dirigente, qualche assessore che abbia controllato tutte le scuole pubbliche e abbia capito se ci sono reali criticità. Non credo che le scuole vengano riaperte se magari ci sono state delle criticità, quindi secondo me è tutto sotto controllo. Qualora ci dovessero essere dei problemi, il dirigente o l'assessore di turno andrà a chiudere la scuola, a fare delle comunicazioni, ma ripeto, a me non risulta, però tutto è possibile. Sempre per quanto riguarda il discorso degli allagamenti, io vorrei ricordare che un paio di anni fa in zona Giulio Verne facemmo dei sopralluoghi con l'amministrazione comunale, era un assessore, credo ancora sia in giunta, facciamo dei sopralluoghi con l'amministrazione comunale per far notare che c'era la problematica dei canaloni che ostruivano l'acqua, che creavano degli argini. Ci fu promesso che avrebbero fatto manutenzione, avrebbero fatto questo, avrebbero fatto quello, in realtà non è stato fatto nulla. Il problema che magari ha colpito determinate traverse di via Giulio Verne probabilmente è quello, ovvero una situazione per cui i canaloni che dovrebbero poi portare l'acqua piovana a mare non hanno funzionato e quindi si sono allagate tutte le strade. Qualcuno mi dice, ah, ma le aree sono case abusive, io non lo so questo, non ne ho idea, se sono state case abusive probabilmente sono state sanate, purtroppo sappiamo bene che l'uomo ha costruito ovunque, io faccio ogni tanto l'esempio di quelle villette totalmente sul mare in zona Fanusa, ripeto, probabilmente no, sicuramente sono state sanate, io... bisognerebbe andare a guardare a chi a suo tempo all'epoca diede le autorizzazioni per fare queste costruzioni, no?
frattempo una persona mi stava sorpassando sulla destra, fantastica. Scusate, nel frattempo io parcheggio. Comunque, dicevo, sarebbe il momento adesso di andare a fare la conta dei danni, anche perché deve essere fatta in maniera piuttosto veloce, anche perché poi la regione siciliana dovrà chiedere allo Stato nazionale i rimborsi. Vedremo. Cambiamo totalmente argomento e poi me ne vado a lavorare. Allora, l'altro ieri ho lanciato un'operazione e ringrazio 261 persone che hanno votato, hanno contribuito a votare Buccheri come borgo più bello della Sicilia. Votazione che è stata fatta in contemporanea, era in finale con un altro comune, e ha vinto la spuntata a Buccheri. Nella parte finale della votazione, la votazione si è chiusa ieri alle 19, si è assistito a dei brogli che tra l'altro io ho anche certificato con degli screenshot. A un certo punto, diciamo a partire da un certo orario, sono cominciato ad apparire tutta una serie di like, di wow esattamente, verso l'altro comune, che avevano dei nomi, dei profili Facebook anomali, strani, quantomeno sicuramente non italiani. Qualcuno poi in particolare, tipo, mi ha colpito Max Sony, poi tutti i nomi di origine sicuramente medio orientale, orientale o piuttosto che indiana. Qualcuno ieri poi mi ha anche scritto com'è possibile sia successo questo. Comunque poi alla fine, traendo la conclusione, intorno alle 23 il sito che ha fatto questo tipo di concorso ha dichiarato Buccheri come borgo più bello della Sicilia, quindi complimenti vanno a tutti. Non credo siano dei premi, è un modo un po' di fare pubblicità, quindi è una bella iniziativa privata, quindi secondo me molto bella. I complimenti vanno anche alla signora Simo, che con numero, adesso non mi ricordo se era 57, non voglio dire sciocchezze, si è aggiudicato un buono Amazon da 10 euro messo a disposizione dal mio negozio, e alle 261 persone che hanno votato. Il metodo che utilizzo io per far votare le persone è molto semplice, generico. Le persone mi mandano un messaggio WhatsApp, mi mandano la prova di aver votato e io gli assegno un numero. Il totale di questi numeri poi io li estraggo con un software Google molto semplice che si trova online gratuitamente, e dei 261 estraggo un numero con un algoritmo che è infallibile. E quel numero viene estratto e vince. Prima di arrivare alla stazione c'è un controllo, una verifica, perché intanto tutte le persone che mandano il messaggio vengono verificate che siano persone vere, non sono dei bot. Arrivo tra qualche istante. Magari queste persone, dopo che io gli ho assegnato il numero, perché mi hanno mandato lo screenshot, si vede, oppure se hanno fatto degli errori gli mando il messaggio, dicono guardi, deve trasformare il like in cuore, mi chiedono, ma posso votare più volte? No, però può diffondere. Il punto qual è? Esistono dei siti che vanno a ricondursi a delle pratiche che molti definiscono click farm. Cos'è il click farm? Il click farm è quel tipo di... immaginate un'azienda che si occupa di spostare, smistare, far cliccare su determinati social, non necessariamente solo su Facebook, centinaia, migliaia di persone su un determinato obiettivo. Se io ho l'obiettivo di far mettere i like, il cuore, il wow a un determinato post, faccio sì che spesso persone vere, attenzione, ora poi arriviamo al bot, che questa è una pratica che molti paesi in via di sviluppo
India, Pakistan e quant'altro, mettono a disposizione migliaia e migliaia di persone, potrei dire anche milioni, che a un determinato comando vanno su quel link e fanno l'azione che devono fare, che può essere un commento, un like, ripeto, qualsiasi tipo di operazione. Questa operazione viene pagata a queste persone pochi spiccioli, pochi centesimi, 0,012 centesimi, 0,09 centesimi, che per noi sono cifre irrisorie, ma che nel budget di quella persona che fa questo tipo di lavoro sono diversi euro al mese. Parliamo di economie dove lo stipendio medio è molto basso, per cui racimolare diversi euro al mese per persone che magari stanno a casa senza fare nulla, credetemi, poi magari questa è una cosa di geopolitica molto particolare, anche qua tocchiamo l'economia, qua dovremmo fare noi un paragone di quanto è uno stipendio italiano, quanto vale in un paese emergente. E quindi fanno questa operazione. Il click farm è spesso composto da persone vere, profili veri, che vanno a fare questo tipo di operazione. Diverso dai bot. I bot sono un sistema sicuramente diverso, automatico, per cui esiste un chiamiamolo un software che va a fare questo tipo di operazione di click. Qual è la differenza tra le due operazioni? L'operazione dei bot viene spesso bloccata a un certo punto dal social. In moltissimi casi negli anni che si sono susseguiti, specialmente su Instagram. Mentre, e comunque sono tracciabili, con dei software sitebook è possibile tranquillamente tracciare, capire che la fonte è sempre quella, per cui il social va a bloccarlo. Il discorso del site farm invece, del click farm invece è leggermente diverso, perché ripeto, quasi sempre si tratta di persone vere, di profili veri, o comunque più o meno veri, che vanno a fare quell'operazione. In realtà è molto semplice trovarli, anche se si perde del tempo, perché basta andare a vedere se sul sito di Buccheri il voto è arrivato da una persona che non ha foto sul profilo, non ha nessun amico in comune, per cui va da sé magari nomi un po' fantasiosi che magari non si capiscono neanche nella lingua inglese, per cui va da sé quello è un profilo tarocco. Poi potremmo rientrare noi sulla tematica se è legale, se è illegale tutto questo. Sappiate che in Italia probabilmente da un punto di vista etico non è granché legale, mentre in questi paesi emergenti non c'è nessuna norma che vieta loro di farlo, per cui non è detto che sia una cosa normale in Italia, in India, in Pakistan lo sia, per cui è un po' così. Quali consigli che potrei dare agli amici che hanno fatto questo tipo di votazione? Strumenti certi, sicuri al 100%, probabilmente esistono pochi. Sicuramente il doppio codice, quindi la chiave per cui ti arriva magari l'SMS, quindi è chiamata anche doppia verifica, potrebbe essere il sistema migliore, però va da sé che far votare 10.000 persone non è semplice, è necessario avere delle strutture in grado di fare questo. Quindi sicuramente consiglierei di guardarsi intorno e non fare solo le votazioni su Facebook, che è molto semplice sicuramente farle, ma è anche molto semplice, come abbiamo visto, barare. Basta, sono stato lunghissimo, complimenti a Buccheri, che è stato così votato e ha vinto come il borgo più bello della Sicilia 2021. Ciao a tutte e a tutti da Savo Russo!